Barbara, rimaniamo però nell'ambito musicale perché oggi torna una nuova puntata della sinergia che stiamo portando avanti con l'Istituto Braga. Sì, la terza puntata, quella di oggi, è una puntata appunto, hai detto bene, torna proprio il musicale perché mentre nelle precedenti si era parlato un po' di storia, poi eravamo andati a vedere gli esami, beh, questa volta noi abbiamo seguito il Conservatorio Braga di Teramo al debutto della sua opera studio Le nozze di Figaro ad Atri. E i ragazzi, i docenti erano lì, tanto pubblico, tanti applausi, un grande impegno di questi ragazzi. E noi, io e Maria Carannante, e stavolta non ci siamo perse, Già questa tranne che per una piccola ma non problematica sul facciamo, parcheggio dell'auto sfogliamo. che lascerei correre, ecco, però siamo andate proprio a curiosare dietro le quinte, ci siamo infilate nella buca dell'orchestra, insomma, ne abbiamo combinate di tutti i colori perché vogliamo proprio andare a toccare con mano la vita di questi ragazzi e conoscere meglio questo meraviglioso ente che è il Conservatorio Braga di Teramo. Voci dal Braga oggi è qui, dietro le quinte del Teatro Comunale di Atri. E dietro le quinte perché ci interessa vedere cosa succede prima di uno spettacolo e prima di uno spettacolo fatto dai ragazzi del Conservatorio, che non sono soli, è una miscellanea, è un trade union tra tantissime nazioni perché ci sono ragazzi venuti qui da tutta Europa e anche oltre, addirittura dal Tibet, per suonare e cantare in quest'opera Le nozze di Figaro. Ma andiamo a vedere. Ci siamo, tra poche ore vedremo il nostro lavoro, vedremo come andrà, l'abbiamo già visto ieri durante le prove generali, però oggi è la vera giornata, è il debutto, insomma, no? Con questi ragazzi che abbiamo lavorato per un buon po' di giorni,
È stata un'esperienza bella, faticosa. Le nostre fatiche sono ripagate. Sono contento di loro e spero che anche loro siano contenti di me e di lei, che è la mia, il mio gioiello. Senza di lei sarebbe stato tutto molto più difficile. Martina. Sì, il maestro Pettis come sempre è generoso, mi ha voluta fin dall'inizio come sua assistente alla regia e diciamo che sono contenta, ovviamente. Abbiamo lavorato bene. Sì. Abbiamo lavorato. E io e lei ci siamo divertiti. Sì, molto. Ci divertiamo. Speriamo ci divertiamo. Speriamo, insomma, anche voi vi divertite. Let's try. Sembra fatto apposta. Let's try to test it. Yeah, I tried. Subito da un presupposto che posso concedervi pochissimo tempo, già che io sono la wedding planner delle nozze di Figaro, proprio così, quindi potete immaginare quanto io possa essere indaffarata, insomma dietro le quinte è proprio un corri corri, e se non ci fossi io vi dico la verità che neanche voi da casa ci poteste capire proprio niente, già che ecco, io servo da trait d'union, un mix di teatro ed opera tra i vari atti. Un personaggio divertentissimo, il mio nome è Enza Miccia e vi assicuro che Miccia non è un caso. No, con me. Siamo carichi, è il mio primo Figaro, quindi insomma, primo debutto di questo ruolo. Sono tranquillo, speriamo di divertirci, dai, ce la mettiamo tutta. Io non canto, io non canto. Something new because I never been in Italy and I never played with Italian people, so it's new things to learn, especially in opera. I played the Noise like the Figaro before, so I know the program, but it's always something new. Yes. And it's really I'm amazed and impressed about every people here. Yeah, the energy is so great, and we only learn things because I play with greatest bassoon player, and I learn a lot of things. So it's very amazing. Yeah. Dobra. Oh, siamo pronti? Buonasera! Abbiamo Figaro! Ciao! E qui c'è Barbarina! Questa Barbarina, che è giovanissima e bellissima, viene contesa da tanti uomini all'interno dell'opera. Ma lei è molto furba, vedrete! Contessa non è una che si piange addosso, è vero? No, assolutamente, si fa rispettare. Si fa rispettare. Abruzzese doc. Ecco. Basilio, maestro di canto? Sì. Che però è in tarlazza. Poi dietro c'è il conte. Conte! Buonasera. Come fai? Tutto bene. Con tutte queste donne? Sì, tutte bene, tutte belle. Tutte belle, capito? E dietro di te chi c'è? Vedo qualcun altro. Don Bartolo, che fa sempre coppia con Marcellina. Ecco Marcellina! Buonasera. Lei dovete sapere che viene da un posto lontanissimo. Sono tibetana, cinese tibetana. E quando ho visto le immagini del nostro campo imperatore,
Le si è allargato il cuore perché ha visto un po' di casa. Proprio a casa mia, la montagna e tutte le cose, bellissimo. La musica che abbraccia tutti, no? Un'apertura grande, bello, 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 bello. C'è grande concentrazione, c'è grande energia, c'è grande attesa e anche un po' di emozione. Siamo contentissimi, naturalmente un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato a questo allestimento e uno particolarissimo agli studenti che vengono dalla Polonia e dalla Romania. Ci sono studenti di canto, studenti di direzione d'orchestra e molti studenti di strumento che prenderanno parte a questo allestimento. Tra per ieri, ma farà ancora.
Thank you.